Penso che sia stato davvero un lungo viaggio, un viaggio che è iniziato su un terrazzo nel 2017 e oggi siamo qua in un muro nel 2020. È stato un percorso voluto da un punto di vista del mio lavoro e della mia pittura perché avevo proprio la necessità di sperimentare un mio modello, una mia visione di fare pittura oggi, che era quella di sfruttare il supporto. Siamo partiti da un muro che non serve nient'altro che contenere la collina che abbiamo qua dietro, ma che dialoga con questo museo, il mondo del vino, e che in qualche modo si doveva trovare, o si doveva, nessuno aveva nessun obbligo, ma partendo da un progetto di facciata che serviva ad alleggerire in qualche modo un progetto esistente degli anni 60, questo muro necessitava di un alleggerimento. Dal dipingere un pavimento dove io mi sono sempre trovato, condizione per me ideale, a dipingere un muro e quindi lavorare con una superficie completamente verticale. Per tantissimi pittori, forse la maggior parte, è questa la situazione ideale. Per me è più ideale invece l'orizzontale e il piano. Cioè, ho cercato di costruire un format negli ultimi 10 anni che costituisse una parte integrante della mia pittura, cosa che poi ho tentato di replicare su una superficie di 1500 metri quadrati. Mi piace l'idea di trovarmi in uno studio inventato su un'architettura esistente, poi trasformare tutto questo e riprendere però ciò che è rimasto, che è solo ed esclusivamente un dipinto, e rimodellarlo. Allora questo è un altro atto che mi piace, cioè il continuare in qualche modo dopo il mio lavoro. C'era comunque un corpo estraneo che poteva essere dalla persona che ci camminava al sole che per un po' più di un anno e mezzo sul tetto di Nobile ha continuato a lavorare soprattutto il pigmento. Certi pigmenti sono usciti molto più violenti mentre altri hanno perso totalmente il loro colore. Quindi c'è stata è una continua evoluzione di tutto il percorso e anche poi del mio costruire ogni volta un lavoro nuovo con un dipinto apparentemente vecchio. L'intento pittorico prima e del taglio dopo era anche era una mia volontà di creare una sorta di narrazione dell'umanità, se vuoi. Mi piace pensare che sia un lavoro quasi iconografico e allo stesso tempo il taglio voluto e ricreare queste centinaia di frange non è nient'altro che il ricreare una sorta anche di suono che ci riporta a un messaggio legato a questo territorio, legato alla vendemmia, legato al vino, estremamente antico. Mi ha affascinato molto l'idea di sapere che nei secoli, ogni secolo avesse un proprio modo per scacciare le tempeste, per scacciare i demoni, per scacciare le muffe, gli insetti. Questo succede da più di 1000 anni, cioè siamo partiti dal cristianesimo con tutti i santi e ogni secolo aveva il suo santo, poi siamo arrivati a gerghi o a posizioni o a sperimentazioni molto più popolari e allora le donne di notte passeggiavano nelle vigne pregando o buttando strane ceneri o strani materiali che poi sono diventati, alla lunga poi sono diventati materiali utili alla difesa della vigna, che lo zolfo prima e il verderame dopo, fino a usare rumori che potevano essere canne sbattute insieme, piuttosto che plastiche lasciate al vento.
anche un po' per culo, se vogliamo, esiste un dipinto che narra una funzione legata a tutto questo territorio. E mi piace pensare che questo lavoro produca attraverso un suono, produca un rumore e quindi attraverso un rumore possa produrre un'alternativa di protezione. Oggi l'operazione è l'operazione finale qua a Priocca. Sono Come faccio felice a pensare? di farlo in questo territorio perché io sono partito di qua quando avevo 12 anni, non lontano da un paesino qui vicino. Poi ho studiato e lavorato tanto perché poi ho vissuto 10 anni con un artista italiano a casa sua che era qua vicino a Priocca. Ed è un ritornare in un luogo che io amo, che ho sempre amato, e allo stesso tempo di chiudere un mio percorso su un progetto a cui io tengo veramente molto e di cui per 3 anni sono rimasto fedelissimo, insomma.